esiste dal VI secolo avanti Cristo. E quante ne abbiamo viste, e quanto ancora c'è sotto che testimonia questa storia. Ma la prima grande rivoluzione l'abbiamo fatta noi con Masaniello, lo sapete, nel 1600. Quello la mettiamo da parte per adesso, l'anno prossimo. Invece, la prima grande resistenza di popolo a un'invasione straniera avvenne nel 1799, quando i giacobini volevano esportare la rivoluzione francese nel regno di Napoli. Ci riuscirono, ma per soli 6 mesi, perché trovarono nella popolazione vascia napoletana una grande resistenza. E per questa ragione questi lazzaroni resistevano all'invasione straniera che voleva portare il verbo illuminato della rivoluzione. Per convincere questi lazzaroni cafoni che la rivoluzione fosse cosa buona e giusta, i giacobini dissero che San Gennaro aveva fatto il miracolo dello scioglimento del sangue all'entrata dei francesi in Napoli. Ma come? Pure San Gennaro si è fatto traditore giacobino, dissero i lazzaroni, e impiccarono le statue di San Gennaro e lo detronizzarono. Cioè, per i 6 mesi della Repubblica Partenopea, i napoletani, San Gennaro non fu più patrono di Napoli, e al suo posto fu intronato Sant'Antonio Glorioso. E guarda caso, proprio il 13 di giugno le armate sanpetiste guidate dal cardinale Ruffo, partendo dalla Calabria, arrivarono a Napoli, al ponte della Maddalena, afferrarono i giacobini e facettero una mappina. Sono venuti i francesi, autittasse, ci hanno mise, libertà, egalità, io arroba a te, tu arroba a me. Nella loro semplicità questi lazzaroni colsero tutto il succo della vicenda e riassunsero il tutto in questa massima. Chi te ne va ne vina, a essere giacobina. Chi te ne va ne vina, a essere giacobina. Sant'Antonio glorioso, prega tuo pataterno, cancella questo governo e ci dia la libertà. Chi te ne va ne vina, a essere giacobina. Chi te ne va ne vina, a
cosa si celebra? L'invasione che 150 anni fa i piemontesi fecero al glorioso regno del sud. Non eravamo il paradiso in terra, ma avevamo i tre quarti delle ricchezze di tutta la nazione. Avevamo le più grandi acciaierie, industrie navali, il primo tratto ferroviario, la prima galleria, la prima illuminazione a gas, il primo ponte di ferro, pagavamo solo 4 tasse. Arrivarono i piemontesi, ci montarono tante di quelle cose, se le portarono al nord e ci misero altre 24 tasse. Figuratevi che la prima grande repressione di uno sciopero di lavoratori fu proprio a Pietrarsa, vero? E ricorre un anniversario, quando il proprietario dell'Ansaldo proprio diede l'ordine di sterminare e di fare sì che quelle industrie non producessero più. 51 paesi rasi al suolo, 1 milione di morti. A resistere a queste invasioni ci furono i cosiddetti briganti. Ce n'erano migliaia di questi briganti. Ci volle un esercito speciale per sterminarli. I piemontesi inventarono i primi lager della storia a Fenestrelle, nel Torinese. Deportarono tanti di quegli ufficiali facendoli morire di fame, di sete e di freddo. Forse questi preti, giovani, donne, avrebbero cantato un inno di resistenza come questo. Ma fino all'ultima vimma sparà e si morimma, ma nata annuciata, venai a stemma passata.